Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, puntatona dell'Isola dei Famosi. Ieri sera Vladimir Luxuria ha subito messo i puntini sulle i su quello che è successo a Francesco Benigno, dicendo proprio di non far rivedere le immagini anche per rispetto di lui, e lui ci dovrebbe ringraziare. Ma intanto corrono i sondaggi, c'è stata una grande puntata dove ovviamente ci sono stati al centro di tutto quello che è successo, ovviamente il poeta, come viene chiamato ovviamente lui, che è sicuramente al centro della polemica per quello che ha fatto. Attenzione, perché proprio il poeta è stato in qualche modo il protagonista della puntata. Lo abbiamo visto molto anarchico, molto solitario in quello che vuole fare, seguendo ovviamente le orme del suo compagno naufrago. Ovviamente stiamo parlando del suo grandissimo compagno Daniele Radini Tedeschi. Ovviamente ha preso spunto da lui, e lui che ha cominciato la polemica dicendo che vuole vivere da solo sull'isola. Pietro Fanelli ovviamente diventa un protagonista indiscusso della puntata, ma attenzione perché ci sono anche i nuovi leader. Nuovo leader ovviamente sempre lui, il grande campione di ballo, ma attenzione perché ci sono anche altri leader possibili in questo gruppo. Ovviamente Samuel Peron è il nuovo leader della settimana ed è non è la prima volta che lui diventa leader, ma quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane è proprio che il suo scettro, la sua corona, venga passata a qualcun altro. D'altronde Samuel ha dimostrato di avere molta forza, diciamo, durante le prove del fuoco resistente in maniera veramente incredibile. Attenzione perché ci sono anche delle novità per quanto riguarda i nuovi nominati e i sondaggi. Ve le diamo subito e non perdiamo tempo. Vi diciamo subito che i nominati sono Alvina, Arthur, che è di Gayem, Maite e Peppe di Napoli, il pesci vendolo. Attenzione perché i sondaggi danno subito un quadro della situazione, con Alvina Varecondi Scortecci in testa col 35%, poi Arthur Dainese col 28.14%. Arthur è partito in sordina e adesso è diventato uno dei preferiti. Kedi Gheye col 20%, Maite Yanes col 10% e poi Peppe di Napoli col 5%. Quindi il meno votato sembrerebbe proprio essere Peppe, ma attenzione perché quando si arriva poi al televoto finale, Peppe risulta sempre uno dei più votati. Cosa succederà? Amici di Nova News 24, i sondaggi dicono questo, ma noi ancora non vi diciamo ufficialmente chi probabilmente verrà eliminato nella prossima puntata, ma diamo a voi adito a esprimere la vostra preferenza. Diteci cosa ne pensate, diteci chi volete fuori da quell'isola. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.